Per te la vita quanto vale? Quanto vale se misurata con i soldi? Vai, vai, corri, vai, vai, credo di averlo seminato. Questo è il dilemma dietro Squid Game, il film. Oh, che giornata lavorativa mente. Ma c'è un pacco! Cos'è? Ma cos'è sta roba? Ci sono dei quadrati. C'è scritto Squid Game. Wow, e deve essere un gioco nuovo. Frostinox? Frostinox? Dimmi, Lia. Apri. Ragazzi, ma il pacco qua fuori l'avete messo voi? L'avevate visto voi prima? No, non abbiamo visto il pacco. Cioè, Fraros, tu l'hai visto? Io stamattina non sono uscito. No, io non l'ho visto il pacco. Ero andato... in realtà ero andato con Jeff the Killer a mangiare le caramelle, se devo dirla tutta. Lo so, sembra tipo una roba del dark web. Fighissimo. Io, a me è sempre piaciuta questa cosa. Che dite, ci andiamo? Allora, secondo me non ci dovremmo andare, perché le cose del dark web sono un po' pericolose. Ma comunque dove sarebbe questo gioco? No, c'è scritto che qua dietro. Dice che qua dietro c'è tipo un posto dove noi dobbiamo andare. Beh, secondo me là dietro ci dobbiamo andare, Fraros. Abbiamo combattuto con i punto X e tu hai paura di una scatola, veramente. Ma questo biglietto c'era scritto di venire qua, non c'è nessuno. Ma che cacchio. Oh! Benvenuti allo Squid Game. Siete stati tutti quanti portati qui per un motivo. C'è un premio in palio. Siete 250 player. Siete stati portati qui perché la vostra vita è una merda. E qui potrete vincere dei soldi che vi cambieranno la vita. Ma dovete rimanere l'ultimo sopravvissuto sulla faccia della terra che abbia mai giocato a questo gioco. Ora partiremo con la prima sfida, che è 1, 2, 3 stella. Per ogni morte il premio salirà di 10 milioni di Robux. Buon game. Dirigetevi verso la porta rosa. Raga, ma siamo sicuri di fare sta cosa? Cioè, 1, 2, 3 stella. Però c'è già tanti. Però da tanti soldi. Ma sì, ma io ci giocavo sempre a 1, 2, 3 stella da piccolo. Anch'io. Di qua si va? No, no, io direi di non andarci, eh. Guarda che pericoloso. Possono esserci anche 10.000, ma se ti uccidono, io andrei, sinceramente. Ma scusate, ragazzi. Ragazzi, siamo qui, dobbiamo andare tutti quanti. Non ci sono regole. Ma come ti chiami? Io mi chiamo Ali Abdul. Ma questo serio? Sì, in serio? Scusami, tu ti chiami, tu ti fai chiamare Game Time, ma ti chiami Elia. Io mi faccio chiamare Frostinex, ma il mio vero nome è Abdul. Io mi faccio chiamare Giacomo e mi chiamo Giacomo. Ecco. Sì, raga, ma state attenti. Ma che cacchio vuoi? Ma sta partendo, ma raga, sta partendo. Andiamo, andiamo. Ma che dobbiamo fare? Non lo so. Dobbiamo camminare quando non canta. Oh, che cos'era quello? Ho ucciso una persona. Come, sei serio? Ma ci possiamo muovere? No, no, ma io con la visuale vedo. Credo che non ci possiamo muovere, oh. No, mi sa che non ci possiamo muovere. Raga, ho paura. Ho paura anch'io. Ma ragazzi, perché avete paura? Vai, 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 oh, mamma mia. Ovviamente. Infi. Ma voi siete seri? Siete seri che fate morire la gente così? Sei pazzo veramente, amico. Il gioco è questo. Se non volevate giocare non dovevate venire sin dall'inizio. Ma io ti ammazzo. Ma io ma dobbiamo rimanere qua per forza? Cos'era un gioco? Non ci sono alternative. Mancano soltanto 3 round alla fine. In fondo non sono tanti, no? Benvenuti a Mosca Cieca. Questa modalità è molto semplice. Uno di voi verrà scelto per fare la mosca cieca, ma se perderà e dentro 30 secondi non riuscirà a prendere i suoi compagni, gli verrà strappato un occhio e morirà dissanguato. Beh, buon game. Ok. Quindi tocca a me. Sì, mi sa che tocca a te. Cosa io, facciamo? Io, ragazzi, non vi prenderò. No, ci devi prendere. Devi prendere okay. Tutti i giocatori. Guarda che muoiono. Come Frost, ma tu non ci puoi vedere, Frost. Oh, li sto uccidendo davanti a noi. Sto uccidendo persone. No, ho paura di prendervi, ragazzi. Non credo che ti prenda. Io ho paura.
Ma no, se, paura, non ci paura, prendi paura. Tu, se non ci prendi no. tutti, lui ti ucciderà. Oddio, no, mi sembra di aver toccato la faccia di Giacomo. No, no, paura, no, no, paura. No, no, tranquillo. Anche a me, però. Ti sei cagato addosso, abbastanza. Vedo che stai conversando con i cinesi. Ragazzi, ditemi se sono in un buon punto. Ditemi se sono in un buon punto. Sì, sei in un buon punto. Dai, 20 però, ragazzi, player, 20 player devi prendere. Ok, ragazzi, ditemi di non prendere voi perché non voglio ammazzarvi. No, no, quanti player sto, Ho paura, ragazzi. Mancano pochi secondi, mancano pochi secondi. No, non voglio perdere la vista, non voglio perdere la vista. Cacchio. No, no. Tempo finito. Player 473, no. Dirigiti al centro. Parla di me, parla di me. Penso che parla di te. Devi andare da lui. Ditemi se sto andando dritto. Paura, paura, ragazzi, ho paura. Sì, sì. Cosa succede? Devo farlo, mi dispiace. Ho paura. Questo è il gioco. Aiuto, aiuto, Elia, ti prego, aiutami. Non posso fare niente. No, ragazzi, sto morendo. No, aiuto. Lasciami in pace. Questa è la modalità finale. Dopodiché ci sarà soltanto la guerra finale tra due di voi. Benvenuti nel gioco degli specchi. Uno di questi specchi si sfrantuma facilmente, l'altro tipo invece è indistruttibile. Sta a voi scoprire qual è quello indistruttibile e quello dove si spacca. Però fate attenzione, perché se capitate ancora sbagliato potrete andare 50 metri e morirete. Flaros, ma dove sei stato tutto sto tempo? Ho avuto un pass esclusivo per le persone flarossiane. Attento, sì, ti stai buttando sul vetro, sei perché quello sbagliato. Ma io sono fortunato. Ma Giacomo dov'è? Che raga, dobbiamo andare, Io ci butterei lei. Lui, vabbè, va a cagare. Guarda, hanno beccato il vetro sbagliato. No. Hanno beccato il vetro sbagliato, funziona così. Tutti. Infatti. Sì, hanno sbagliato tutti, veramente. No, ragazzi, ma okay. No, io non voglio fare la loro. Oh, ma te mi sembri molto. Dov'è? Vabbè, te mi sembri molto sus, perché tu sei molto più di loro di questo gioco. Guarda, stanno morendo. Oddio, c'era ancora un NBA. L'ha ucciso in volo. No, raga, ho paura. Vai, ho paura. Attento. Attento, che quello mi sa che è fake. Io so riconoscere il vetro. So riconoscere il vetro temperato da quello normale. Quindi sì, perché tu lavoravi in una fabbrica di vetri. Esatto, sì. Ho paura. Allora, qua dobbiamo andare di qua. Ok, grazie. Vieni, Infi. Dritto. Hai sparato una parola dall'inizio del video. Di qua. Sicuro? Sì, sì, tranquilli, ormai ci sono andato, quindi di qua. Ok. Non riesco a riconoscerlo col buio. Come no? Come? No. Spento le luci. Come no? No. Allora. Oddio. Oh mio Dio. Corri. Ci abbiamo fatta. Ok. Potete venire, Dio. Fifoni. Siete stati eliminati, non siete stati in grado neanche di superare questo ponte. Addio. Ultima sfida, duello all'ultimo sangue. Siete stati scelti a coppia per fare dei duelli. Gli ultimi rimasti saranno i vincitori di questo game. Dovete sopravvivere e uccidere l'altro. I primi ad affrontarci saranno Game Time e Flaros. Ma veramente siamo costretti a fare questo? Io non lo farei, perché neanche so maneggiare un coltello, in realtà. No, io non me la sento. Ma se ci ritirassimo? Ma non so se si può, però. Ma noi abbiamo una vita di amicizie e ci costringono a fare questo. Esatto. Ma mi sembra normale per dei Robux di merda. Io lo butto il coltello. Tutta sta fatica, ma va a cagare, va. Ma vi sembra normale? Non è possibile che l'umanità sia ancora in questo schifo. Player 2 eliminato. Cosa vuol dire? Morto. È stata tutta colpa tua. Perché è morto. Tu non hai fatto niente. E cosa dovevo fare? Se tu voi avete deciso di non combattere. No, noi non dovevamo combattere. Noi siamo amici. Perché tu volevi che noi combattessimo? No. Che schifo. Sta cosa deve proprio finire. Ma non adesso. Ma adesso stesso. Quest'ora. Elian, svegliati. Svegliati. Ma perché sono ancora vivo? Dovrei essere morto. Chi sei? Chi sei? Come che sei? Non mi riconosci dalla voce? Aspetta. Togliti questo costume. Va bene. Fra, come hai fatto? Perché è tutto un mio trucco. Tu non sei morto, quel coltello. Prova a infilzarlo su di me. Capisci? Non funziona. Perché non è un vero coltello. Ho programmato tutto io per farti venire qua. Ma per cosa? Per dirti come il mondo sta
Questi stanno complottando contro il mondo. C'è il Dark Web dietro tutto questo. Come fai a sapere questo? Io lo so benissimo, ho sentito delle cose che non dovevo sentire. E quindi volevano ucciderti, per quello sei morto. Ma in realtà non ti hanno ucciso davvero, era un falso per quello indagare. Quello che mi ha ucciso era un mio buon vecchio amico. Lo conosco, era un mio amico, mi ha detto solo di essere un mio amico. Non lo so ancora chi è, ma la voce non mi è nuova. Poi lo scopriremo chi è. Qual è il suo piano? Qual è il suo piano? Il suo piano è far finire tutto sto gioco. Ma ti pare il gioco, che dico, il gioco, cosa complottano? Complottano di ammazzarci. Ma cosa ammazzeranno, c'è in queste stanze? Ammazzeranno noi. Qua c'erano persone che sono morte, moriremo tutti, non c'è il vincitore. Oh mio Dio, no, io qua non ci entro. Non c'entrare, quelli anche loro erano vincitori. Perché c'è scritto non entrare? Qua. Aiuto, no, ragazzi. No, oddio, devo scappare. In che guai mi sono cacciato. Accidenti degli altri. Che? Corro, aiuto, li sto uccidendo tutti. Oddio, chiudi la porta. Oddio, è dietro. Andiamo via. Ah! Oddio! Ce l'ho dietro, correte! Corri! Frostinox! È qui, deve essere qui l'uscita. Ragazzi, mica sta arrivando! Oh no! Oddio! Eccoti lì! Frostinox, cos'è questo fascio di luce? È un vicolo cieco! No, c'è un fascio di luce! Fraros, sei vivo! Ma Giacomo? Frostinox, Elia! Per fortuna siete vivi, Giacomo ci ha traditi. Se ne è scappato, nessuno sa dove sia. Per fortuna, non sei ferito, vero? Hai chiamato Tele? Non sono ferito, a proposito di Tele, ha il telefono staccato, forse dorme. Ah ok, ma possiamo entrare? Certo, Elia, c'è un pacco per te di sopra. C'è scritto che te lo ha spedito un certo Gambù. Chissà chi mi ha mandato questo pacco. Ci vediamo alle 7 nella casa di fronte, firmato il tuo Gambù. Ma chi è? Quanto tempo è passato? Non ti sei mai chiesto che fine avevo fatto? Non ti sei mai chiesto perché sono sparito? Ero stato invitato a questo gioco. Ho vinto e fatto fuori chi li comandava prima di me. L'ho fatto per noi. Siamo il trio più famoso d'Italia. Volevo portare la nostra fama verso nuovi orizzonti. Possiamo ripulire il mondo da vite che non servono a niente e renderlo ecologico. Possiamo insegnare alle persone a collaborare tramite questo gioco. Ma per convincere Frostinox ho bisogno di te. Non ho intenzione di aiutarti in questo gioco malato. Ti rendi conto che amici miei sono morti in questo? Ti rendi conto che persone sono morte in questo? Siamo partiti con 400 partecipanti, siamo usciti in 4, neanche le guardie si sono salvate. Jock, devi farti due domande. Riprendi la tua vita in perché mano. Perché secondo te è giusto che le persone lasciano morire gente di fame? Secondo te è giusto che danno fuoco alle foreste e distruggano gli appartamenti o fanno guerre solo per soldi o per potere? Dai, guardati davanti, Elia. Questo gioco è la cosa meno scioccante che esista sulla faccia della terra. L'uomo commette atrocità ogni giorno solo per i suoi interessi. Noi lo faremo per una ragione ben precisa. Unisciti a me, c'è sempre posto per voi. Questo mondo deve essere purificato e lo faremo insieme.